Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casalgiove. Per noi è motivo di vanto e di orgoglio avere la dottoressa D'Ambrosio. Allora, dottoressa D'Ambrosio, le rivolgo questa domanda. Lei, da cattolica, che impressione ha avuto con la storia di Ottavio Chiavaroli? Allora, vede, la copertina del libro, secondo me, è fondamentale. L'occhio che viene aperto forzatamente dalle due dita. Vuol dire che l'occhio è costretto a guardare la vita e la realtà in un modo diverso. Ottavio si presenta come un uomo miracolato. In realtà, se leggiamo bene il libro, forse di miracoli ne ha avuti troppi, perché da giovane, da adolescente, è stato colpito dall'anoressia ed è stato miracolato. Poi ha fatto un altro incidente stradale e lo stesso si è salvato. L'ultimo incidente stradale poteva essere mortale e l'avrebbe paralizzato per tutta la vita. Ha subito degli interventi chirurgici e ne è uscito indenne. Allora, la parola miracolo, secondo me, ha un significato molto molto più ampio di quello che è il miracolo stesso, perché io faccio anche il medico, quindi a onor di termini quello che lui ha avuto non è un miracolo stricto senso, però è un miracolo nel momento in cui con le due dita lo ha costretto ad aprire l'occhio sulla vita e guardare la vita con un occhio diverso e con un rapporto con l'eternità che lui non aveva mai affrontato. Secondo me questo è il vero miracolo, riuscire ad aprire l'occhio con le due dita, guardare la vita in un modo diverso e capire che la vita non è eterna, ma c'è un'eternità che è molto più importante della vita stessa. Belle parole, dottoressa D'Ambrosio. Allora, dottoressa, una seconda domanda. San Francesco, santo dei poveri, la povertà, la carità, la speranza. Qual è il messaggio che lei vuole lanciare ai giovani seguendo il pensiero di San Francesco? Allora, guardi, oggi è San Francesco, è l'onomastico anche di mio figlio. Io mi sono sposata ad Assisi, nella Basilica Superiore, quindi questa per me è una giornata particolare, ho una devozione profonda per San Francesco, perché il messaggio da cattolico e da cristiano che ha lanciato nel mondo, nella vita, è un messaggio sicuramente innovativo. Oggi i giovani devono imparare a capire l'altro, devono imparare a relazionarsi con gli altri, devono spegnere un poco di più il computer e i telefonini. La vita oggi non ha relazione, perché mentre parliamo con un altro abbiamo il telefonino in mano e vediamo se abbiamo avuto un messaggio, un SMS oppure WhatsApp, Viber e cose di questo tipo. Io non sono molto esperta. Sono stata costretta a utilizzare questi mezzi di informazione perché oggi non se ne può fare a meno. Però il messaggio che voglio lanciare ai giovani è proprio quello: parlare un poco di più, utilizzare di più la parola, ma la parola come confronto con l'altro, non la parola del messaggio, che è un qualcosa che non consente la relazione emotiva, affettiva, l'empatia con l'altro essere umano. Allora noi dobbiamo essere più pronti a parlare con gli altri. Questo è il messaggio che voglio dare ai giovani, a partire da me stesso. Ho capito. Allora, dottoressa, seguendo la parola, quindi il messaggio fondamentale, un saluto ai nostri lettori e alle nostre lettrici di Vivi Casalgiove. Allora, ai casalgiovesi o in generale ai lettori di Vivi Casalgiove, io dico innanzitutto che dobbiamo fare un plauso a voi giovani che avete messo in piedi questo giornale online, che probabilmente diventerà anche un giornale cartaceo, perché dietro una parola, Vivi Casalgiove, c'è invece un grande lavoro, un grande sforzo che voi avete fatto per mettere in piedi questa realtà, che può diventare una realtà imprenditoriale, una start-up. Allora, non posso che farvi complimenti, gli auguri, e invitare i lettori a seguirvi sempre di più e a premiare il vostro coraggio e il vostro sforzo. Io ringrazio la dottoressa D'Ambrosio e la saluto ringraziando i lettori e le lettrici di Vivi Casalgiove. Buona serata.